Ecco, siamo a fine gara qui, carissimi utenti, siamo con Santucci e Trapanese nelle immagini. Alla fine lei ha realizzato due gol, Santucci ha fatto una partita spettacolare. Ecco, alla fine Trapanese, come giudica questa gara? Ma è stata dai due volti, diciamo, siamo partiti subito bene e poi forse ci siamo un po' rilassati e messi ai ritmi degli avversari e quindi abbiamo un po' pagato e infatti abbiamo subito i due gol. Ecco, grande spettacolo ha dato in campo oggi Santucci, davvero delle giocate alla Brasile, possiamo dire, delle giocate davvero spettacolari, anche nel secondo tempo, lei stava realizzando anche il gol nell'area di rigore. Ecco, per lei come giudica questa partita? Purtroppo non è stato così, abbiamo pagato dazio su un paio di errori e quest'anno gira un po' male, gira proprio così. No, vabbè, lei ha giocato bene comunque. Sì, ti ringrazio per i complimenti, figurati, anzi, però purtroppo l'ultima palla non è voluta entrare. Ecco, giustamente, forse sull'1-0, nei primi 2 minuti di gioco, evidentemente vi ha prodotto più tranquillità, più calma. Avete un po' sottovalutato l'avversario? Sì, andare in vantaggio subito comunque trae vantaggio, poi abbiamo subito i due gol che ci hanno un po' scombussolato e poi dopo meno male siamo riusciti a pareggiare, poi la partita penso è stata vista. Bene, ecco, Trapanese, quindi comunque alla fine voi avete comunque raggiunto un punto importante contro una squadra che comunque stava sotto di voi appena 3 punti, quindi lei sostiene che comunque alla fine siete comunque soddisfatti. Sì, diciamo che loro erano una buona squadra, molto abbastanza esperta e giocavano la palla, devo dire una buona squadra. Peccato che, perché a noi servivano assolutamente i 3 punti. Peccato, però come hai detto anche tu, va bene anche il pareggio. L'importante è quando non si può vincere, l'importante è non perdere. Bene, ringraziamo Santucci e Trapanese della squadra della Lorchesa. Grazie all'attenzione, arrivederci alla prossima intervista. Carissimi utenti, siamo qui collegati dallo stadio Carlo Voitiglia di Nocera Superiore, ancora una volta protagonista la Lorchese. Siamo qui con il presidente Pagano, nonché medico. Ecco, presidente, c'è stata questa variazione tattica, ci sarà. Ecco, secondo lei però cosa si attende da questa variazione tattica? Niente, ci attendiamo ovviamente delle note positive, cioè questo cambiamento è stato anche diciamo un premio a Medugno che si è sempre impegnato finora, non ha avuto molto possibilità di giocare per una serie di infortuni che l'hanno tartassato, quindi ci aspettiamo da lui come da altri, l'impegno sicuramente ci sarà e anche questo è un giusto riconoscimento, dicevo, per la caparbietà e l'impegno che ha dimostrato nell'allenarsi comunque e quindi ci aspettiamo ovviamente anche un gol, almeno un gol da Medugno. Presidente, oggi davvero è il punto cruciale. L'Alfa Terna va a giocare a Napoli contro il Neapolis che si gioca i play-out. Il Neapolis dovrebbe vincere a forza, giustamente, altrimenti perde punti nella zona bassa della classifica. Quindi ci sarà una buona possibilità di ridurre il distacco tra Rocchese ed Alfa Terna, vero? Come dicevo già 15 giorni fa, noi dobbiamo provare fino in fondo nel tentativo di riuscire a rientrare in qualche modo nei playoff. Non so se ci riusciremo, abbiamo il dovere di provarci, considerando che ci sta anche un'altra partita piuttosto importante, c'è stata la San Giovannese che gioca col Piemonte, che hanno 3 punti più di noi, sono avanti a noi di 3 punti, quindi avremo anche la possibilità di rientrare in questo gioco. E quindi la necessità è questa di vincere ovviamente questa partita, perché solo vincendo questa partita possiamo nutrire altre speranze, altrimenti dovremo non mollare, però certo si riducono le speranze di poter rientrare nei playoff. Ecco, Presidente, giustamente un grande lavoro il vostro, quello di poter creare una squadra che potesse offrire anche spettacolo. Adesso si gioca con la calma, c'è ancora di più la possibilità da parte dei giocatori di poter esibire le proprie doti tecniche e far vedere lo spettacolo in campo. Anche questo, diciamo, è anche un obiettivo che la squadra ha raggiunto. Certo, è importante oltre vincere anche giocare bene perché questo lo possiamo fare considerando che in effetti siamo in una posizione in ogni caso di assoluta tranquillità, non è che rischiamo niente di se non, come dicevo, di riuscire a raggiungere i playoff. Quindi se insieme al risultato riuscissi a venire anche un buon gioco, certo saremmo tutti più contenti, noi e penso anche i tifosi. Bene, ecco, giustamente ricordiamo che qui sugli spalti allo stadio Carlo Voitila c'è sempre stato il pubblico delle grandi occasioni. La Rocchese è anche un gruppo ultras giovanile che canta dal primo minuto fino al 90° per incitare la propria squadra. Ecco, è raro vedere un gruppo ultras che tra l'altro riesce a ricordare le varie piazze
di Rocca Piemonte, davvero uno spettacolo incantevole, diciamo i canti che si proiettano nel passato, davvero anche questo è stato costruttivo per quest'anno, Presidente. Sì, diciamo che i nostri tifosi, gli ultras in particolare, ci hanno sempre seguito, anzi negli anni passati ancora di più, perché avendo la possibilità di giocare a Rocca noi avevamo un pubblico che molti ci invidiavano, però colgo anche l'occasione di questa intervista, questa occasione che mi concedete, per ringraziare poi pubblicamente tutti gli ultras, perché al di là del tifo che loro fanno qui, ci hanno seguito ad Ischia, ci hanno seguito domenica scorsa a Monte di Procida, anche se sono arrivati leggermente in ritardo rispetto all'inizio della partita. Mi dispiace quest'anno non aver potuto contribuire mettendo a loro disposizione qualche pullman per raggiungere le trasferte, però abbiamo avuto delle difficoltà proprio nell'avere questi pullman, cioè non ce li concedono tanto facilmente, appunto. Però devo dire che nonostante questo 20-30 di questi ragazzi ci seguono praticamente ovunque. Ti ho detto, sono venuti due volte a Ischia e domenica a Monte di Procida, che non sta dietro l'angolo certo, e l'incoraggiamento non l'hanno fatto mai mancare. Sono certo che non lo faranno mancare anche oggi nelle prossime partite, e ci prepareremo poi, oltre che per quest'anno, piano piano anche per organizzarci per l'anno prossimo, per fare un altro grande campionato ovunque saremo. Siamo con Fabbricatore, direttore generale della Rocchese. Ecco direttore, lei si sente ampiamente soddisfatto di questo campionato? Soddisfatto pienamente in parte, soprattutto per quanto riguarda il lancio dei giovani, che sono stati veramente tanti, soprattutto che sono arrivati dal nostro settore giovanile. Abbiamo fatto grandi prestazioni. Per il momento diciamo che in questa parte qua siamo molto contenti come società, perché abbiamo valorizzato tutti i ragazzi messi a disposizione del mister, e la maggior parte di questi qua veniva dal settore giovanile. Diciamo che per il momento la classifica è stata anche un po' bugiarda in base alle prestazioni fatte dai ragazzi. Dicevo che sono soddisfatto in parte, ma semplicemente per quanto riguarda i punti che hanno i ragazzi in classifica, che non li meritano, soprattutto per il valore e per le prestazioni fatte anche con squadre che stanno avanti a noi, ma soprattutto con quando siamo andati a giocare fuori, che siamo stati anche un po' danneggiati dalle varie terne arbitrali. Quindi per questo non sono soddisfatto, ma non sono soddisfatto prettamente del girone, non della squadra. Allora, giustamente lei parla di una penalizzazione arbitrale, quindi in realtà secondo lei la Rocchesa non doveva stare a 40 punti, ma dei punti maggiori, insomma, no? Giusto? Dico che noi abbiamo avuto come inizio campionato due partite perse per una negligenza nostra, ma nonostante questo siamo riusciti ad alzare la testa e ad andare avanti. Abbiamo avuto arbitraggi molto molto sfavorevoli anche in casa nostra, ma... Sì, dovevamo stare minimo 6-7 punti in più, al di là che poi, come da uomini di calcio quali siamo, sappiamo che il valore reale, quello che dà il campo, quello là è. Quindi Fabbricatore, quindi lei sostiene che la sua squadra oggi come oggi doveva già stare in zona playoff, e si dovevano fare già i playoff in pratica? Cioè, se dice lei che sostiene la tesi che la Rocchese doveva stare a 47 punti, in questo momento già praticamente erano aperti i playoff anche per la Rocchese. Sicuramente, perché per la squadra che abbiamo non siamo inferiori a nessuno, abbiamo giocatori importanti per la categoria, e quindi penso che è una squadra prettamente per stare all'interno dei playoff. Non voglio citare nomi. Ecco Fabbricatore, però oggi c'è uno scontro diretto Neapolis-Alfaterna che potrebbe insomma aprire un varco diciamo alla Rocchese, in quanto si potrebbero diminuire i punti di distanza tra Rocchese e Alfaterna. Secondo lei come andrà a finire? Come andrà a finire? Speriamo che riusciamo ad accorciare le distanze dalla terza, e dalla seconda mi sembra un po' impossibile a 5 partite dalla fine, a meno di un suicidio del Barano. Cerchiamo di arrivare chi sta davanti a noi e non pensare al Fraterna, che sta due squadre davanti a noi. In questo momento davanti a noi abbiamo San Giovannese e Piemonte, che oggi si affrontano, quindi abbiamo l'occasione di accorciare almeno su una. Quindi pensiamo a fare il nostro innanzitutto qua oggi al campo, e poi pensiamo piano piano a prendere chi sta davanti.
Ecco, direttore fabbricatore, lei è contento di avere un gruppo ultras che segue ogni domenica, che canta con i cori, incita la propria squadra? Diciamo che sono contentissimo perché io sono di Rocca, quindi la Rocchese la seguo da circa 20 anni, ho giocato per questa maglia per una vita e quindi è bello vedere che i ragazzi giovani, quelli là che ci sono adesso, ci seguono e sono molto molto contento di loro. Qui con Pagano rappresenta gli ultras, ecco, davvero incitano dal primo minuto fino al 90esimo la squadra, è davvero molto costruttivo e positivo. Come sempre, noi siamo sempre presenti anche l'anno scorso. Attenzione, Santucci nell'area di rigore, vediamo cosa succede, c'è una dinamica, il cross, pallone però fermato. Prego. Anche l'anno scorso siamo andati su tutti i campi e quest'anno non ci siamo scoraggiati per la maggiore distanza dei campi in trasferta. I ragazzi incitano sempre la squadra e abbiamo avuto complimenti da tutte le parti perché è davvero difficile trovare un tifo così in promozione. Diciamo. Ecco, voi avete fatto riferimento anche a diversi luoghi di Rocca Piemonte, piazza Zanardini, giusto? Zanardelli, ecco, altri luoghi ancora. Sì, è la piazza dove siamo cresciuti tutti, dove gli ultras si raccolgono, hanno fatto, diciamo, tutti i cori che sentite e tutti gli striscioni che vengono esposti qui. È il nostro luogo dove siamo cresciuti tutti.